Ed eccoci qui, buonasera, seconda parte di questa maratona che finirà intorno alle 23:29, debutto della maratona horror di Ore d'Orrore. Rieccoci qui alla grande, tra poco rientreranno Tina e Severio di Horror Arte e Cultura che ci parleranno dei loro peggiori film. Presente Alex, presente Amon, presente Pietro, salutiamo Kima. Grande Marikowski è sempre presente. Quanto tempo, è vero, quanto tempo per questa maratona. Naturalmente, allora, pronti perché stiamo per aspettare i nostri amici. Ripeto, Tina e Saverio ci hanno parlato dei loro film horror preferiti, 5 a testa, quindi 5 Tina e 5 Saverio. Ma adesso arrivano le note dolenti, perché naturalmente parleremo di li aspettiamo intanto, dei 10 film horror peggiori scelti dalla coppia di Horror Arte e Cultura. Vi voglio ricordare che poi domani, per chi ama David Lynch e Twin Peaks, domani sera non perdete l'appuntamento, perché parleremo della terza stagione di Twin Peaks, non mancate. E poi ci sarà il debutto di Horror Camomile alle 22:35 domani sera. Horror Camomile, parleremo di Licantropi. Au! Allora, ecco qui Horror Arte e Cultura, l'invito ad entrare. Poi vi ricorderò poi gli appuntamenti di domani, Ed eccoli qui. Eccoli qui, stanno per entrare. Sono in attesa. Vediamo se entrano. Allora, aspettate che vi rifaccio la richiesta, può succedere, può succedere. Vi rinvio la richiesta. Ok, ci siamo. Ci siete, eccoli qua. Bene, bene, ci bene. Siamo. Bene, tranquilli, sistemati. Siamo andati a bere. Avete preso un bel caffè? No, acqua. Acqua, niente caffè. Disidratato. Allora, poi stavo ricordando gli appuntamenti di domani. Alla fine vi ricorderò gli appuntamenti di domani, anche di giovedì e di sabato. Allora, prima maratona. Tina e Saverio stanno praticamente facendo questa maratona. È la prima maratona di Ore d'Orrore. Due ore. Quindi pensate un po'. Ti ringraziamo veramente di questa opportunità. Di primi. Allora, abbiamo detto che adesso avete dato fiori, adesso diamo anche però le bastonate. Bastone e carota, si dice, no? Esatto. Allora, siete pronti? Io inizierei da Saverio sempre, perché okay. Poi voglio chiudere con Tina, con la tua regina, no? Allora, partiamo dal sì. Primo film. È un sequel. A me devo dire non mi è piaciuto nemmeno il primo. Però, esatto, non mi è piaciuto. The Blair Witch 2, che in realtà è Book of Shadow, Blair Witch 2. Allora, questo sequel, vai, rovina. Allora, io devo dire che il primo Blair Witch ci sono legato per altri motivi. Non proprio per quanto sia bello, eccetera, 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 ma più che altro perché è stato... il primo film che ho noleggiato da solo per vederlo, perché era stata la prima volta che ho deciso io di vedere un horror. Quindi sono andato al videonoleggio, ho preso tre film, che era questo, L'esorcismo di Emily Rose e il terzo che non mi ricordo mai qual è, e l'ho visto, ed ero ancora super spaventato, no, dagli horror, e quindi anche quello è riuscito a spaventarmi comunque, e non essendo pronto, cioè, diciamo, ancora, secondo me, al genere. E questo sequel abbiamo visto l'anno scorso, dopo che ho insistito tanto, perché anche a Tina non è piaciuto tanto. Ma a me neanche il primo, ecco, quindi non è piaciuto. Meno male. Senti, ma non è piaciuto di movitare con quel movimento di telecamera che io... proprio, non riuscivo proprio a seguire il film proprio a livello proprio psicologico, cioè mi muovevo con la testa. Mi ricordo che c'era una mia amica all'epoca, mi ha detto sempre un tacchino,
Poi siamo così al cinema, non capivo più niente, ma mi sta venendo il mal di testa. Si vede, non si vede, cosa si vede, cosa c'ha lì? Dai, cosa era un tacchino, era un tacchino. Ma comunque questo secondo film per me hanno ucciso il primo film, perché proprio l'hanno ucciso. Poi proprio la trama è veramente brutta, cioè questi ragazzi che vanno nella stessa location del primo, sembra che prendono una sbornia pazzesca, il giorno dopo non si ricorda nulla e piano piano scoprono tutte le cose che hanno fatto, sembra Una notte da leoni, mi ha ricordato molto la trama di Una notte da leoni. Tra l'altro Pietro ci ricorda, l'ho messo anch'io nei miei 10 peggiori, approvo la scelta, è vero Pietro? Lo ricordavo, bravo. Sono raggiunti pure, l'ha messo tra i suoi 10 peggiori, non mi ricordavo. Ecco, vedi, quindi c'è. Quindi vedi, c'è. È come nei titoli, c'è come peggior che film. Poi è vero, ma mi stai facendo riflettere, perché ci sono dei film orribili di sequel che però non vanno ad intaccare tanto il primo. Invece ci sono dei film sequel che rovinano anche il primo. No, questo l'ha proprio demolito, perché ha preso. Quel poco di trama che c'era nel primo l'ha voluto ampliare distruggendolo, cioè l'ha proprio distrutto. Infatti diciamo che io ho apprezzato di più quello lì del 2016. Non mi ricordo. Sì, quello è piaciuto un po' anche a me. Quello anche a me mi è piaciuto un pochettino di più. Ci sono state due o tre scene che sono state molto interessanti, secondo me, in quello lì. Mentre questo veramente, cioè, gli dovrebbero dar fuoco. A parte che questo film nel 2001 ha vinto i Razzie Awards, praticamente sì, tutte guarda, le... stavo proprio leggendo, ha avuto 5 nomination, peggior film, peggior regista per George Berlinger, peggior sceneggiatura, peggior coppia, e hanno scelto due attori qualsiasi, e ha vinto il premio come peggior remake o sequel. Insomma, devo dire che ne ha presi i topi, ecco, diciamo. Sì, esatto. Infatti... Infatti mi ha fatto ridere oggi quando sono andato a rileggere un po', ho detto, ma penso te, è il mondo che l'ha capito che è un brutto film, bruciate la pellicola, veramente. Nati ci scrive, il primo mi era piaciuto la prima volta, ma non è mai stato quello che riguardo come tantissimi altri, il 2 è mai visto, continua a non vederlo, mi sono lascia perdere. Io ti consiglio di non vederlo, lascia perdere. Mi sono rifiutata, credo che se l'ho visto non lo ricordo. Forse anche questa potrebbe essere un'interpretazione, Nati, che forse non lo ricordi, il tuo cervello lo ha rimosso. Roberto esatto, ci dice, io il primo lo andai a vedere al cinema Galaxia Roma. Ah, sei di Roma pure tu, Roberto. È vero, vedi il simbolo della Lazio. E la sala era piena, ho dovuto vedere il film sulle scalette della sala, addirittura. Esatto. E vediamo un po', non ci sono altri commenti. Secondo te, quindi questo secondo ha snaturato, quindi tu dici il primo, poi c'è il remake e l'ultimo questo. Sì. Anzi, addirittura il remake metterei proprio al primo posto, a dirti la verità. Addirittura cambi completamente. Sì, perché per me il remake ha preso quello che c'era di buono nel primo, l'ha fatto meglio, secondo me, perché comunque le tecnologie eccetera, la recitazione, qualche mezzo in più, è riuscito a trasmettermi qualcosa in più. E poi c'è qualche scena interessante che nel primo non c'è. Amo ci dice quindi... completamente d'accordo, il 2 è pessimo. Sì, sono curioso di sapere se veramente c'è qualcuno che ha detto un bel film. Questa voglio sentire anche un po' la vostra opinione. Il primo, se non avesse avuto quella pubblicità, quel marketing... esagerato, intelligentissimo, per carità, per quegli anni intelligentissimo, oggi non staremo a parlare sinceramente di quel film, lo possiamo dire in maniera proprio sana. Sì. Ma come anche Paranormal Activity, secondo me, ha avuto la stessa cosa. Esatto, uguale. Mi ricordo ancora, facciamo vedere le ambulanze, Argento, gente che andava via. Io ancora mi ricordo Dario Argento che disse di Paranormal Activity, dovrei andare a cercare su Wikipedia, ma se non ricordo male, proprio disse è una cagata pazzesca. L'ho pensato anch'io! Stessa cosa. Capito, Stessa cosa. A me è piaciuto, il primo ha fatto, ci dice Alex, diciamo, ci dice, il primo ha fatto storia, tutta la strategia commerciale. Esatto. Siamo un po' tutti convinti di questo, senza quella storia. Io quelle settimane antecedenti al film me lo ricordo perfettamente,
Tra l'altro all'epoca c'erano delle pubblicità, innanzitutto i trailer cinematografici andavano in onda moltissimo, in tutte le ore, anche di pomeriggio, sulle reti all'epoca Fininvest, e Pamera, erano pubblicità martellanti. Io mi ricordo questa pubblicità proprio martellante, The Blair Witch Project, cioè il cinema non sarà più lo stesso, io proprio mi ricordo frasi del genere, non è che mi ricordo, insomma, hanno avuto, perché fece incassi proprio strepitosi, paurosi, e poi invece hanno un po' dormito sugli allori, no? Facendo il secondo film, speravano che invece è andata male. Che poi Deodato si è anche molto arrabbiato per questo film, perché non gli hanno riconosciuto il fatto che comunque l'hanno detto a una fiera, se non mi sbaglio, che comunque avevano preso ispirazione dal mockumentary, dal suo Cannibal Holocaust, no? Beh, un po' strano. Ma infatti Deodato era molto arrabbiato per questo, mi ricordo. Un po' sì. Però, sì. Il sito internet con le foto dei tre ragazzi scomparsi, lo ricordo, Amon, lo ricordo. Sì, ho letto. Pure lì polemiche, perché uno dei tre ragazzi, purtroppo, ma non penso l'abbiano fatto apposta, somigliava veramente a un ragazzo scomparso, credo in Texas, e ci furono moltissime polemiche negli Stati Uniti d'America. Ah, cavolo. Sì, ahimè. Pietro, l'idea ai mezzi zero, il marketing del primo li apprezzo. Nati, ti voglio bene. Ah, qui vi amate, vi volete bene. Io adoro. Quindi state. Allora, vabbè. Blair Witch 2 è imbarazzante, ci dice Teo Voitz. L'attrice di Blair Witch 2 mi ricorda a Fairuzza Balk. Oddio, non mi ricordo, Alex, adesso visivamente non. Il primo è una darchettona, penso si stia riferendo a quella, è una, sì, una darchettona. Teo ci dice il primo è culto, va bene. Ora, secondo film che io non ho visto, quindi mi dovrai dire tu un pochettino, eh? Ok. Offspring. L'abbiamo visto due sere fa ed è entrato subito nella lista. Nel dimenticatoio, cioè, proprio. L'abbiamo visto per completezza. Ma in realtà ieri, mica due no, sere no, fa. No, due sere fa. Ieri era lunedì, eh? L'abbiamo visto ieri. Eh sì, domenica stavamo insieme. Mica abbiamo visto insieme. Domenica sera l'abbiamo visto. Io ero a casa mia. Ragione. I nuovi Sandra e Raimondo del mondo. Io vi voglio in diretta il più presto possibile. Io devo cercare qualcosa per averli in diretta il più presto possibile, perché io già vi adoro. Allora, perfetto, mi ricordate me e Marcus, perfetto, bellissimo. Adoro. Allora, leggo, perché poi mi dite voi, che è un film del 2009, giusto? Correggetemi se sbaglio, diretto da Andrew van den Houten, è basato addirittura su un romanzo. Bisogna vedere se anche il romanzo è una cagata, come si dice qua. Allora, il secondo della Dead Driver Series di quest'autore, iniziata con Off Season nell'80, proseguita nel 2011 con il terzo titolo The Woman, scritta a quattro mani con il regista Lucky McKay. Di che parla? Volete dirlo voi, velocemente? Allora, questo film parla di una... ci sono a un certo punto avvengono questi efferati omicidi, nessuno sa perché, per come, e poi arriva un detective di vecchia data che dice, cavolo, è ricominciata questa cosa, no? Un po' di mistero, ma che dura poco. Poi a un certo punto arrivano questi indigeni che sembrano usciti da delle parodie, che cominciano a uccidere persone, no? E hanno tutto questa, vabbè, perché c'è tutta un'ideologia di maledizione, eccetera, perché uno di loro ha ucciso un neonato e quindi loro adesso credono di avere una maledizione addosso e quindi devono rimediare facendo dell'altra roba, no? E noi questo film l'abbiamo visto per completezza perché noi abbiamo visto The Woman, in realtà, che adesso a maggior ragione sappiamo che non è neanche collegato. Cioè, bene. Cioè è un sequel, però è di per sé, nel senso c'è la stessa attrice protagonista, però la storia è completamente diversa, e poi il finale di Offspring non è collegato all'inizio di The Woman. Però sì, è aberrante, cioè, molti dicono, vabbè, ma tu lo devi apprezzare perché era un film zero budget. Cavolo, ci sono 300 miliardi di quello zero budget. Ci giustifichiamo tutto perché è zero budget, perché
Evil Dead è stato fatto con niente, ma insomma, voglio dire, è tutta un'altra storia. Adesso non ho visto, non posso giudicare, no. Mi permetto di giudicare un film che non ho visto, però insomma, tutta la risata di Dina, no, allora le interpretazioni, cioè... ma non ce n'è uno che si sa, non ce n'è uno. Forse sì, forse la protagonista che poi c'è anche in The Woman, e lei forse è l'unica che si salva, ma poi la trama come viene affrontata, la regia così statica, queste scene che prendono, fa ridere. Tina a un certo punto non l'ha proprio più seguito, cioè... ti sei alzato e te ne sei andato. Io ormai volevo vedere giusto come si collegava The Woman, poi finisce il film che non è neanche collegato, mi sono anche arrabbiato, quindi... ah ecco, perfetto, qui ci dicono Amon ci dice tranquilli non litigare, ma no, ma è bene, no. quello dopo. Cucibaco, lo scrittore, ci dice romanzo capolavoro, raga. Allora, se allargo le mani, se lo dici tu, e allora... Su questo non lo sappiamo. Il film pecca molto, secondo me. Però Francesco Consoli dice da vedere. Invece Saverio dice non da vedere. No. Io eviterei, perché non lo so, anche un po'... Cioè, non riesce a entrare nel mood, perché sono questi costumi veramente da... da carnevale, cioè quando te cerchi su internet uomo delle caverne ti esce proprio il costume del film, cioè è così, concordo anch'io, il romanzo è bellissimo, allora c'era stato già Gen 2, quindi perfetto, allora vuol dire che proprio il film l'ha distrutto, ha non distrutto il romanzo, allora. Pietro ci dice da Master of Horror, giusto? Non lo so, questo non lo so. Non ho letto nulla a riguardo, però io che è preso da lì, però non lo so. Andiamo avanti, il culto di Chucky. Il culto di Chucky, devo dire che questo è il penultimo capitolo, se consideriamo anche il remake della Bambola Assassina, che a me personalmente è piaciuto, non me l'aspettavo. Il remake è piaciuto, a voi non è piaciuto nemmeno il remake? Allora, il remake per me aveva degli spunti veramente interessanti, perché toccava un argomento completamente diverso. Non è... c'era niente di voodoo, niente di così, ma era un'intelligenza artificiale. E questo io lo stavo apprezzando tantissimo. Solo che avrei preferito un approfondimento maggiore proprio sull'idea dell'intelligenza artificiale. Invece dopo un po' si è andata a perdere, ci sono state troppe... ci ha messo anche troppo a partire, secondo me. La parte horror, tra virgolette, è venuta troppo dopo. Sembrava un film per ragazzini. Forse avevo le aspettative troppo alte, ti dico forse la verità. Probabilmente sì. Forse anche per quello. Il culto di Chucky? È stato lo stesso problema, perché a me La Maledizione di Chucky è piaciuto tanto. Ad esempio, che è quello subito prima di questo qua, sono praticamente collegati. La Maledizione di Chucky mi è piaciuto tanto, super teso, sono riusciti a mantenere il Chucky degli altri film, ritornando al lato serio, no, di Chucky. Quindi mentre tu pensa, Severo, che sto leggendo, che il film Il culto di Chucky, che è il settimo della saga, è stato accolto positivamente dalla critica. Su Rotten ha un indice di gradimento addirittura dell'83%, con un voto medio di 6.3 su 10. Strano, particolare questa cosa. Guarda, ma questo fa capire come i gusti non siano legge, no? Alla fine. Assolutamente no. La soggettività fa parte, è una lotta che continuo a tirare avanti, perché mi capita spesso, no? Che un film culto, come Il culto di Chucky, non mi piace, no? Cult può essere il primo, cult. No, vabbè, era la battuta, perché si chiama Il culto di Chucky, quindi si fa un po' la battuta. Perché però, si chiama Il culto di Chucky. Esatto, però a me questo film, proprio anche l'idea non mi è piaciuta. Cioè, cominciava bene in questo manicomio, tutti che più o meno... Io mi aspettavo qualcosa di diverso. Poi dopo, quando ho cominciato questo sdoppiamento, si passava qua, là, su... troppo. E adesso ci andiamo verso un film che sicuramente
e molti qui diranno: ah, intanto l'eco Pietro ci dice Dear Woman, non ricordo bene, ma mi sembrò accettabile. E ancora, no, Dear Woman è bello. Belly Romake ci dice: eh sì, a me è piaciuto il remake, pensa, non, certo, paragonare al primo, si può paragonare assolutamente, insomma, al primo. Invece forse perché ci sono andate con aspettative basse, però probabilmente, e quindi mi ha un po' di più colpito. Teo ci dice: il primo è un cult. Sì, il primo sì, sicuramente. Sì, adesso, sicuramente. Ragazzi, preparatevi, andate addosso a Saverio. Vabbè, perché è bello, almeno... Allora, è vero che secondo me è il film più debole del regista, anche secondo me. Sono preoccupato. Ah! Io questo film l'ho odiato, ma tantissimo! La maledizione che ti tocca dalla zingara! Esatto, esatto! No! Guarda, questo film ho voluto mettere apposta, ti giuro, no, perché... Allora, io ho un rapporto brutto con Sam Raimi. Ah, partiamo da questo presupposto. Brutto web. Perché per me ogni cosa che tocca... ogni cosa che tocca... Eccoli là, cominciano, Non riesce, non riesce a spiccare, ok? Cioè, la casa non ti è piaciuto? Allora, la prima, la casa 1 non mi è piaciuto. Zero proprio, non lo so perché. Ma è probabile che non sei affine agli horror comedy? Esatto, assolutamente. Però gli è piaciuto il secondo. Però il secondo mi è piaciuto. Io non sono d'accordo. Cioè, qua io non entro in merito, Nina, perché non ho... Salviamo Sam Raimi, ti prego, fai qualcosa. No, il mio rapporto con Sam Raimi parte già da un'altra mia passione, che sono i fumetti. Perché lui mi ha toccato Spider-Man e già lì, vabbè, quando ero piccolo mi piaceva da morire, però ad oggi che io sono... E non riuscivo a cavare un ragno dal buco. Esatto! Non riuscivo a Spider-Man, non riuscivi a cavare un ragno dal buco del perché aveva, certo. Non lo so. Così parlando, poi dice che sei troppo giovane. No, non è quello, perché poi vedi, invece tra i miei film preferiti c'è un film degli anni 60, c'è Nosferatu del 1922, per dire che non l'ho messo nella lista. Io penso di aver capito che i gusti di Saverio sono particolari, nel senso che non sei proprio affine all'horror comedy, tant'è che il 2, secondo me, è un comedy horror, addirittura io mi lancio in questa definizione, perché è molto più spudorato del primo. E dai film che hai scelto, se ti piacciono i thriller psicologici come me alla Babadook, però a me piacciono anche gli horror comedy, c'è la possibilità che non riesci in qualche modo ad inquadrare. Non riesco. Poi esatto. Per di più, Dragon Tuel per me è un horror comedy. Cioè, nel senso, tutti dicono che è un horror che è spaventosissimo, ne ho sentite di ogni. Quando l'ho visto mi ha fatto arrabbiare. Cioè, troppe scene che veramente dico: ma come fai a spaventarti? Un pugno in bocca ti spaventa, un gatto che esce dalla bocca. Quindi dicono: l'Armata delle Tenebre è un capolavoro, dice Leo. Sei d'accordo? Non l'ho visto ancora, non so dire. Che è il terzo della trilogia, naturalmente. Alex, dobbiamo fare un'altra La Casa Wick, allora. Cucci Boy, sei troppo giovane, abbiamo letto. Grande Raimi, dice Teo. Non toccatemi Raimi. Salutiamo Amore Cinema 2020. Matteo, bello, Spider-Man di Raimi secondo me rimane il migliore, insomma tutti contro ti vanno. Non ci posso fare niente, io ho questo rapporto un po' strano. Devi stare qui in diretta, sono di orrore, si può dire qualsiasi cosa, vai. Sputa addosso a questo film. Niente, come ti ho detto, la storia in sé non mi ha preso, già dal principio non mi ha preso, troppe... ha affrontato un horror. Voleva fare un horror, però per me non è riuscito a renderlo del tutto horror, perché Raimi c'ha questo tocco che un po', come dicevo, ogni cosa che tocca la fa diventare da una parte meno seria. Certo. Quindi questo film prova a portare delle scene innovative per spaventare, ma a me mi hanno fatto ridere, ma con la risata amara, per dire: ma che cazzo sto vedendo? Cioè, ti giuro, quel pugno in bocca che è spaventosissimo, la vecchia che gli mette un pugno in bocca, cioè... Diciamo che naturalmente, ripeto, rispetto ai film che vedi, secondo me
e quelli di Raimi non puoi aspettarti un qualcosa su cui pensare, chiaramente, no? Quello cioè, Raimi, che dici, no, genere di film, non voglio dire divertenti, ma è sicuramente molto, molto satirici anche sotto alcuni aspetti. Quindi sì, capisco che possa essere comunque un regista in qualche modo può un po' far, no? E guarda che comunque sento molti giovani anche di 20-25 anni sul gruppo di Orrore, sono tantissimi che mal capiscono registi come Sam Raimi, e non parlo solamente di Sam Raimi ma anche insomma di registi affini che usano diciamo le stesse tecniche per fare film. E adesso Leatherface. Ah, Leatherface è proprio, proprio il tipo di film che ti porta al cinema, spinto dalla curiosità di vedere che cosa si sono inventati, perché per la prima volta era un film che doveva spiegare perché Leatherface è Leatherface, sì. però è aberrante questo film, cioè a parte usa tutti degli espedienti per farti credere una cosa, poi in realtà ne un'altra, però in una maniera brutta. Cerco di non fare spoiler, perché l'unico modo per far capire che cosa è che mi ha fatto arrabbiare sarebbe fare lo spoiler proprio sul plot twist. Sì. Ma poi anche proprio la questione delle maschere, no? Non è spiegata. A un certo punto lui prende e fa sta cosa, e da lì il mito, le origini, come tutto ha inizio, e alla fine non c'è niente che può portare da quel ragazzino che fanno vedere in questo film a l'uomo che rincorre le donne con la motosega. Cioè, Alex, sono d'accordo con te. Ah, Rising, grazie. Grazie, ogni tanto d'accordo ogni tanto. No, Leatherface per me è stato un film che veramente non ha avuto senso, un prequel, no. Ma poi non riesci a collegarlo, un prequel che veramente non riesci. Dice Leatherface non ha senso, dice Alex. Slowman ti dice, belli, consigliate qualche film horror massiccio, per favore? Consiglia qualche film horror massiccio, così. Massiccio? Che senso? Massiccio, bello, forte, bello, proprio che bello sanguinolento, forse, credo. Martyrs. Assolutamente, confermo. Un mio amico ha doppiato il protagonista del film Leatherface. Secondo me è Andrews. Ciao Andrews. Secondo me, umilmente, certi film storici come Leatherface non vanno rifatti, ci dice Amore Cinema 2020, né i remake, né altre cazzate varie che si inventano per marketing. Leatherface fa schifo, ci dice Teo. Devo dire che qui siamo tutti d'accordo. Dopo Drag Me to Hell, adesso sono tornato un po' nelle grazie. Sembra Imi, insomma, è un po'... Lo so, però io ci ho provato a dire la mia, perché... Terrorizzati, dice Nati, grazie, provvedo a guardarlo, solo me, anche a me, super, alla grande. Allora, quindi, perché non guardare Leatherface? Perché non ha senso, cioè è un film che è stato fatto solo per marketing e nient'altro, non vi lascerà nulla, non vi darà un perché, e se andate per vedere perché quell'uomo c'ha la motosega, c'ha una maschera di cuoio, in questo film non lo scoprirete, quindi non guardate. Ok, a parte non aprite quella porta, c'è qualche altro film del sequel? Sono un po' curiosa, che ti è piaciuto? Non aprite quella porta 3D, sai, mi era piaciuto, non ti so dire, era affrontato Leatherface in una maniera diversa, no? E so che mi è stato molto criticato. Però a te è piaciuto? Non lo so, mi ha intenerito, diciamo, no? E ha dato uno sguardo un po' diverso a un personaggio che alla fine è così, perché se ci si pensa... lui alla fine agisce solo perché è mosso dal resto della famiglia. Certo. Lui poi non è, secondo me, non è cosciente realmente di quel che fa, no? No, nemmeno secondo Quindi, me. Quindi, tolto da quel contesto, Leatherface, che cos'è?
E quindi in questo film lo mostro in una maniera diversa. Bene, è arrivato il momento della stiracchiatrice che vedo accanto a te. Ecco qua. Allora, sei pronta? Che se faccio così, se faccio quello che fai tu con la mia cervicale, praticamente praticamente vado in coma e vado immediatamente in ospedale. Perfetto, bene. Allora, tocca a te. Primo film, il primo dei cinque film, Unfriended. Allora, io l'ho visto questo film. Quando è finito il film? Ma neanche durante. Una domanda mi facevo. Perché? Ecco. Perché? Raccontiamo un po' la trama, anche se ci sta poco da raccontare, ma insomma, vabbè. Allora, parto col presupposto che la lista, diciamo, dei film brutti che sono stati per me, li ho visti tutti una volta. Proprio perché sono brutti, non ritenevo opportuno andare a martellarmi a rivedere una pellicola che mi ha fatto schifo. Preferisco dare spazio ad altri. Diciamo che è un documentario inverso, giusto? Sì, diciamo che c'ha questa regia un po' innovativa, ok? Sì. Tutto girato attraverso gli schermi del PC dei protagonisti. Ed è tutto così. Diciamo che questo però... è il quarto tipo che hai scelto prima, proprio due cose opposte, secondo me. Sì, proprio esatto. Sì, diciamo che appunto ha questo tipo di regia che a parte è molto scritto, sì. Non è tanto parlato. Quindi tutte queste cose da scrivere con la tastiera, cioè io praticamente sono arrivata a un certo punto che ho dovuto prendere la sedia e metterla tipo a 10 metri dalla televisione perché Mazza. Non leggevo, non capivo niente, cioè non potevo vederlo da lontano perché era sempre tutto scritto, poi anche in piccoli, cioè mi ha dato un sacco fastidio. E comunque, a parte questo, l'aspetto che mi ha un po' buttato giù è il fatto che avendo una regia del genere, sì. Ed è tutta l'ora e mezza di comunque ci debba essere anche quel minimo da dire questa cosa mi sta prendendo, cioè nel senso ha portato molto ad annoiarmi, non mi ha tenuto lì sulle spine, cioè non mi ha proprio suscitato niente. Poi anche le morti mi sono sembrate un po' messe così, cioè come riempimento, no? Ti dice, mio Dio, che oscenità questo film, Amore Cinema 2020. È stato terribile. E poi non c'è... Senza te, perché questi italiani, quanto sono diversi un po' diciamo, dall'estero, proprio, ha incassato il film 64 milioni di dollari in tutto il mondo, divenendo un successo, dato che per produrlo è stato speso $1 milione. Addirittura nel Nord America si è piazzato al terzo posto in classifica solo dietro a Fast and Furious 7 e Paul Blart Mall Cop 2. Nel primo giorno nelle sale ha incassato $7 milioni, già 7 volte il suo budget, mentre nel suo primo weekend i dollari incassati sono stati addirittura 16 milioni. È così. Vabbè, ma all'estero, ma come secondo, si fa? Ma secondo come? Me all'estero hanno una concezione diversa di horror. Ma sono alieni, ma non lo so. Tra l'altro, non so se l'avete visto, io non l'ho visto perché non la sapevo manco, sinceramente, questa notizia. Che nel 2018 è uscita Unfriended Dark Web, il sequel. Ecco, io quello ad esempio ci è piaciuto, sì, l'avevo sì. Visto 3.000-4.000 volte meglio. Io non l'ho visto. Com'è la tematica. Come? Com'è rispetto al primo, visto che l'avevo visto? È sfruttato meglio tutto. Tutto, la trama, la tematica, i personaggi, le scene. La videocamera è sempre accesa, esatto. Quindi non c'è. È trattato in maniera diversa. In continuazione, esatto. Tutte queste chat, queste cose. E poi le morti sono pensate meglio,
E poi è poco paranormale in confronto al primo. Io mi ricordo, sì, perché offre una tematica diversa, sì, diversa. Dark web, quindi diciamo che non c'è quella cosa diversa. Di tra l'altro uno dei pochi errori, ma ne ha fatti anche altri, senza stare a parlare della Blumhouse, perché il film è stato prodotto dalla Blumhouse. Sì. Che è strano, eh? Strano, perché comunque fa dei bei prodotti la Blumhouse. E che cavolo, datemi a me tutti quei soldini, ci dice Nika. Dice: ah, ecco, allora ho visto solo il sequel. No, perché molti si potrebbero anche confondere, giustamente. Magari avete già parlato. Cosa ne pensate di Searching? Chi è sempre nello stesso stile, ma è curato 10.000 volte meglio. Meglio, perché utilizza tutti i social. E anche cioè poi viene sfruttata la regia, il montaggio diverso. Searching è quello che abbiamo detto di recente. Sì, sì, quello quello molto bello. Sì, mi è piaciuto tanto. Ma che ne pensate che le critiche appunto hanno incassato così tanto, e che soprattutto la critica, sto leggendo anche questo perché sinceramente non mi ricordavo, che ha riscontrato critiche positive? Non lo so, sono perplesso, perché non è questo gran filmone, cioè vabbè, perché quando l'idea è innovativa la gente ha quasi quasi paura, no, di dire negativamente, perché effettivamente l'idea era innovativa, cioè non si era mai visto un horror su scala, come dice anche Tina, no? È stata proprio sfruttata male la... Andiamo al secondo film, Obbligo o Verità? Mamma mia! Bellissimo, ma... troppo bello! Spettacolo! Mamma mia, la pelle d'oro proprio! Ti vedo molto entusiasta! Sì, sì, no, ma cioè... siamo usciti dalla sala che abbiamo detto... Abbiamo visto il cinema, vero? Sì, sì. Che avevano detto, boh, ma cosa abbiamo appena visto? Volevo andare a chiedere il rimborso, cioè, ma che... Cioè, ma come si può, ma boh, come ma si che fa? Ma dicevano gli altri in sala? Che dicevano gli altri in sala? Commenti. Ma a parte che c'erano tante risate, sì, un sacco generale, di risate. Vabbè, ma lì è un problema in sala che ultimamente con tutto però qui sinceramente ci stavano. Si facevano ridere, c'erano delle situazioni che proprio un po' la trama per quelli che non l'hanno visto, ovviamente senza raccontare il finale, più o meno la trama. E allora, diciamo che anche questa l'abbiamo visto solo al cinema, quindi io non è che me la ricordo. Se Savero mi può dare una mano. Questi ragazzi che fanno, cos'è, un viaggio? Allora, hanno fatto questo viaggio e praticamente hanno conosciuto questo tipo tizio. Che gli propone questo gioco e praticamente... Verità, insomma, che sì, esatto. Però diciamo che questo gli fa arrivare una maledizione. Quindi loro poi quando tornano da questa vacanza hanno addosso questa maledizione. Questo è il film dove si allarga la bocca, giusto? Sì. Mamma mia, poi effetto Snapchat. No, cioè... Snapchat, TikTok, Insta, ma cos'è? Ma cioè, sembra quelle minchiate che si fanno sui social, terribilissimo. Di male in peggio, ci diciamo. Una scelta proprio infelice. Ma proprio anche la sceneggiatura del film, molto banale, stupida proprio. Cioè, tutte delle motivazioni che ci sono come background di questo gioco, cioè proprio delle motivazioni proprio banalissime. Ad un certo punto, ti ricordi, si crea tutto questo triangolo amoroso, chi ha tradito cosa, la verità, la bugia, ma che... Boh, sembrava essere in una telenovela a un certo punto. Sì, sì, è vero, c'è stato questo l'ho stoppato dopo 15 minuti, non mi ha preso per niente, ci dice Nick Sale. È fatto bene. Guarda. È uscita la parte 2, davvero? Mi sa che sì, aspetta che... Vediamo un po' se ti confermo. Ma dove? Non ce l'ho scritto, Alex. È uscita la parte 2, rimango sconvolta di questa cosa. Io non sapevo niente. No, io ho sentito che la stavano producendo. Non l'ho visto e meno male, vedo, dice Nati. Ho visto di Goksung. Eh sì, ho sbagliato, stiamo arrivando anche a Goksung. Ops! Sì, perché mi sono sbagliato, ho messo e quindi sì, arriva.
un film che abbiamo visto io e mio fratello che ci ha veramente annoiato è stato The Nun, ci dice Matteo Bisi. Mamma mia! Io l'ho messo in lista solo perché non so come che cosa dire. Come rovinare un personaggio che poteva essere veramente come Valak, molto è un film che l'ha praticamente ha distrutto un personaggio. Valak come Leprechaun, praticamente. Praticamente come rovinare un personaggio con una saga di no. M. Anche se The Nun ancora non è una saga, ma ho paura che ci diventerà presto. Sì, no, già hanno confermato il 2. Immaginavo. Mamma mia. Ah, c'è il nostro regista, editor di Ore d'Orrore, Alberto Bogo. Ciao Alberto, che ci segui. Non mi toccare Gogsung. Non ti preoccupare perché stiamo proprio andando a Gogsung. E adesso ucciderete Tina, sicuramente. No, anche a lui, anche lui. Anche a me. Moriremo entrambi stasera. Allora, che cosa ci dici di questo film? Ma allora, secondo me, allora, innanzitutto è stato un film troppo lungo, cioè si è dilungato troppo. A un certo punto dicevo, ma quando finisce? Ma quando finisce? E poi non so, non è che riesco molto a parlare di questo film, perché non è, in realtà non mi è rimasto tanto impresso, e quindi anche questo uno degli aspetti che mi arrivo a dire non no, mi che qua in Corea no, si verificano alcuni casi di omicidio violenti, no? E si pensa che appunto è questo uomo, diciamo questo uomo giapponese, dopo che è arrivato in paese, diciamo che dando la colpa a lui in qualche modo, cioè no, si pensa che sia lui il colpevole, giusto? Esatto. Se non ricordo male. E che cos'è proprio che non ti è piaciuto? A parte la lentezza, gli attori hanno recitato bene secondo te? C'è un po' di regia sotto. Ma per quanto riguarda l'interpretazione dei personaggi, non ho un ricordo negativo. Più che altro è più tutta l'atmosfera che si crea intorno. Cioè, anche Saverio mi ha ricordato il fatto che magari ci fosse un po' quel livello un po' di comicità che spezzava un po' l'atmosfera inquietante, macabra, che magari si era creata all'inizio. È andato un po' a smorzare questa cosa. Singhiozzava come Sì, era un film. po' così, un po' altalenante. C'è Alex che dice no! Dai, sì. Ciao Lucio. Troppo. Andrew dice, secondo me Gogsung è uno di quei film che va capito. E poi, io non l'ho capito. Risponde un lavoro fantastico. Bellissimo Gogsung, Amore Cinema ci dice no, questo no, dai, pesantino e lungo, ma non da cestinare. Andrew, poi dura troppo e detesto che parte come una commedia. Sì, Matteo è proprio Bisi, quello. il centipede umano lo conoscete? Sì, certo. Bellissimo, io l'ho visto tutti e tre, anche se il terzo secondo me è da eliminare proprio, cioè Perché? terribile, non ha proprio senso, secondo... cioè io penso, allora il primo mi è piaciuto molto perché l'idea era diversa, originale, mi è piaciuta tutta questa cosa di sto tizio che tenta di fare questo esperimento, minimo, ma... e poi c'è il secondo che c'è questo personaggio un po' particolare che tenta di replicare il suo idolo, chiamiamo così, no? Però combina sempre, non le fa bene, fa un sacco di cose strane, mal riuscite, quindi ci stava questo idolatrare, no? Quel personaggio. Certo. E mi è piaciuto molto come idea, come tutto, anche i personaggi un po' particolari, un po' strani. Tornando A a me piacciono. Gogsung, Nati ci dice, anche secondo me va capito, un po' lunghino, di sicuro non un film spensierato. E Alex dice, pensate che lo volevo portare come film preferito. Addirittura. Mamma mia. No. Aspettate perché tra poco io vi chiederò che cosa pensate di The Lighthouse, perché ve lo volevo vedere prima, Ah! no, fermate, ve lo volevo vedere prima, ma poi aspettiamo, ve lo chiederò in finale, visto che Alex Va sta bene. andando avanti come se fosse il quarto con noi oggi. Allora, per concludere su Gogsung, pensate, anche in questo caso il film ha ottenuto un rating, ragazzi, altissimo, Sì. 8.1 su 10 su Metacritic e 8, 8,0 su 10 su Rotten. E pensate che pochi mesi dopo l'uscita del film è stato annunciato da Ridley Scott, niente po' di meno che da Ridley Scott, per conto della Scott Free Production,
l'intenzione di acquistarne i diritti per fare un remake. Vabbè. Forse con il remake speriamo in bene, qualcosa di positivo, un filo diverso a questo film, che poteva essere buono, poteva essere buono. Allora, vi ricordo comunque in questo film troverete esorcismi, contagi, demoni, zombie, spiriti maligni, c'è di tutto, per chi non l'avesse visto. Andiamo avanti con il penultimo film che non ho visto, però fa ridere già questa immagine che ho voluto. Cat Sick Blues. Bah, non so se è un film. Non so se è un film molto conosciuto in realtà. No, non è molto conosciuto. È una pellicola di cinema indipendente, quindi non è molto conosciuto, quindi non so in quanti l'hanno visto. Però personalmente mi ha fatto pena. Un bel pena addirittura. Sì, diciamo che la trama poteva essere carina perché è diversa dal solito, perché praticamente parla di questo tizio. Che praticamente ha perso il suo gatto, quindi è devastato, è triste, depresso, e quindi arriva a pensare che per risuscitare il suo gatto debba uccidere sette vittime, cosa quante che erano? Sì, come le vite dei gatti, scusami, come le vite dei gatti. C'erano nove vite, nove persone, pensa che dopo aver ucciso queste nove vittime il suo gatto tornasse. Poteva essere una trama simpatica, con una sceneggiatura pessima. Sì, pessimissima proprio. Cioè, era partito, l'ho detto, con un'idea originale, però, cioè, nel senso, le scene non mi hanno trasmesso nulla. Cioè, mi è sembrato un semplice susseguirsi di omicidi, torture, splatter. Come? Senza un senso. Sì, io l'ho interpretato così, cioè forse bisognava approfondire tanti altri aspetti, secondo me. Alex ti dice, maledetti che mi hanno regalato il libro di Lighthouse da colorare, non ci credo. Sì. Dice, cosa ne pensate della leggenda di Sette Vampiri d'Oro? Ah, lo dovevo ancora vedere. Alex che ci dice, ma no, cazzi, blues no, è super trash. Appunto! Mai visto, nemmeno io, ci dice Pietro. Il che? Pietro che c'ha una biblioteca di DVD a casa. Bene, bene, allora vedi che ti abbiamo dato uno spunto, Pietro. Nati, no, non lo conosco infatti. Cat Sick Rising. È una trashata unica, ho riso tanto. Ma noi siamo arrivati a vederlo... Noi siamo arrivati a vederlo solo perché su Facebook veniva... ne parlavano, lo portavano così su un piatto e d'argento. E tu lo porti adesso? Ma io non lo porto proprio. Io l'ho comprato. Talmente che ne parlavano, è arrivato a comprarlo. Io l'ho comprato a scatola chiusa perché talmente che dicevo tu lo rivedrà. Adesso tu glielo farei rivedere a Tina, prima o poi, probabilmente rivedendolo. No, sì, sì, ti potrai ricredere. No. Ma io ogni volta che mi riguardi il DVD che mi hai comprato, dirà Tina, le vite invece scavano. Esatto. Più o meno è così la cosa, vero? Esatto, mi sono lasciata qualche minuto in più per l'ultimo film, che a me non è piaciuto, a me è piaciuto solamente il primo della saga, Annabelle 3. Ecco. Invece a noi della saga è piaciuto il secondo. E basta. Ecco. Sì, sì. Diciamo che... Io ho ovviamente le mie idee sul terzo, del perché non mi è piaciuto. Vediamo un po' se coincidono. Fina. Ma diciamo sì che è un parere che pensiamo entrambi su questo film. Diciamo che ci è sembrato più che altro un modo per introdurre personaggi dell'universo dei Conjuring. Cioè, praticamente la trama è molto banale, ecco, cioè è quasi inutile, non ha mandato avanti. Non succede niente, lo possiamo dire che non succede. No, è semplicemente questa bambola, tramite questa bambola vengono prendono vita queste entità, succedono cose. Oh, jumpscare. Cioè basta, molto banale, non porta niente, non è che continua un qualcosa o far nascere una
una nuova cosa da portare avanti. Cioè, è semplicemente questo film per introdurre dei nuovi personaggi. Sì. E va bene, ok, vuoi introdurre nuovi personaggi, ci sta, sono d'accordo, però fallo con del senso. Non così, cioè un film così, giusto Facciamo un da... film, introduciamo 5-6 personaggi, facciamo Lo altri posso fare 5-6 anch'io film. così, cioè non ci vuole niente, però non è quello il discorso, cioè fallo ma con del senso, Amor mio, cioè... 2020 dice Annabelle 3 come The Nun, evitabili entrambi. Anch'io Alex, Annabelle 3 ho dormito alla grande al cinema, osceno, infatti, ho non sei dormito, l'unico. Almeno The addormentato. Nun crea atmosfera stile gotico alla Dracula di Coppola. Andrew, io so di averlo visto, ma nemmeno me lo ricordo. E effettivamente non me lo ricordo più nemmeno io. Annabelle 3 l'ho visto Ma perché la non c'è cinquantina niente da volte. ricordare? Non è Dai! memorabile, Ma non non c'è è niente da memorabile. ricordare. Tra l'altro, Alex ci dice rispetto al film precedente: voglio la maschera del gatto. Sapete che lui colleziona Ah. maschere, cioè di tutto, quindi Beh, la insomma. maschera, il costume è molto bello, a parte un particolare, una E cintura un una po'. cintura un po' No, è fallica, è fallica, molto fallica, fallica. esatto. Quindi, Annabelle 3, sapete se è previsto un altro film su Annabelle? In che senso? Sì. Sapete se uscirà una, oppure se volete che esca un nuovo film su Ah, Annabelle? no, No, no. sinceramente non è un personaggio che ci ha fatto impazzire, No, proprio in sinceramente. generale no. Che ne pensate della saga in generale? Non posso non farvi la domanda di The Conjuring, che praticamente anche qua ha aperto un nuovo modo di fare horror, no? Ormai tutti definiscono la saga di The Conjuring come i supereroi horror in qualche modo. C'è Annabelle, c'è Valak, ci sta di tutto in mezzo. Addirittura c'è anche in qualche modo la Llorona, che in qualche modo è un piccolo spin-off, no? Diciamo Sì, della ma perché saga. il prete non è lo stesso di Annabelle, se non mi sbaglio, il prete è Sì, lo sì, sì. stesso del primo Che cosa ne Annabelle. pensate di questa saga che sta avendo comunque molto successo al cinema? Io sinceramente penso che James Wan con il primo The Conjuring, l'ho detto anche qualche giorno fa, abbia riportato le persone al cinema. Perché anche chi non è amante del genere, non lo predilige, Certo. non so per quale assurdo motivo è andato a vedere The Conjuring, e da lì è stata tutta una salita. Quindi anche chi non ama gli horror va a vedere un film perché sa che è della saga di The Conjuring, quindi gli Annabelle, i The Nun, e quindi le case di produzione hanno più coraggio anche a produrre dei film. Assolutamente. Però sì, The Conjuring 1 e 2 sono belli. Però gli altri, gli spin-off, veramente, forse come ti dicevo, Annabelle 2 ci è piaciuto, non mi ricordo adesso proprio tutti gli elementi, però in confronto al primo, che ho trovato alcune scene interessanti, però non lo so, poi anche il finale molto scopiazzato dall'esorcista. Non lo so, non mi ha convinto. Il terzo non ne parliamo, Denano non ne parliamo, Nati la ci Llorona. dice, anch'io è il genere di film che metto per ninnare quando i podcast di racconti horror non pubblicano. Alex, basta Annabelle, quando l'ho vista nella Llorona quasi svengo. Odio la trilogia di Annabelle, noiosissima, però mi piace il merchandising. Pietro, hanno fatto le precount di Annabelle che il brand tira ancora, ne arriveranno altri, temo. Ah sì, Pietro, temi proprio... Sette le precaute, i due Conjuring carini, ci dice Alex, ma Tobisi, una saga che mi ha sempre incuriosito, e Insidious, che ne pensate? Bello, a me è piaciuto molto Insidious. Bello, A me è bello, piaciuto già moltissimo. un'altra cosa. Sette le precaute, la morte, Alex, Pietro, che si mette a ridere, Nati, la Llorona, sono molto affezionata al personaggio, ero arrabbiatissima quando ho visto il film, ho preso il disco e l'ho distrutto, addirittura. Mazza. Allora, abbiamo concluso però. E io la domanda ve la devo fare. Che ne pensate di The Lighthouse? Io non mi esprimo. Non si esprime. Vabbè. Diciamo, parlerò io per tutti e due perché abbiamo praticamente lo stesso identico pensiero. Per me è Vai. un film, per me Eggers qua è uscito, cioè ha superato, per me ha esagerato e ha voluto mettere troppo, troppa carne sul fuoco e ha bruciacchiato un po' tutto, nel senso che non lo so, per me Meglio The cominciamo da Witch, meglio The Witch.
The Witch proprio non l'ho sopportato, troppo lento. Non è piaciuto. No, Eggers non, per adesso non lo digerisco. The Witch è troppo poco, secondo me, perché troppi silenzi. Troppo tanto. Troppo tanto. Gli attori fenomenali, Cioè, secondo me, veramente, per me The Lighthouse dovrebbe andare agli Oscar solo per premiare i due attori. Il film no, però l'interpretazione è stata... è l'unica cosa che mi ha tenuto fino alla fine lì, Perché veramente del resto... cominciamo una trama, tu dici, ah, allora è questa la strada che sta prendendo sto film. Poi, pum, improvvisamente si interrompe e ne comincia un'altra. E così via, l'ha fatto per 3-4 volte e dopo, alla terza volta che si interrompe uno stile di narrazione per prendere un altro, ho detto, bah, io ci do un mucchio, basta. Amore Cinema ci dice Insidious, solo l'ultimo capitolo non l'ho apprezzato, fatto bene Nati, ci dice Alex, che Calvario Lighthouse, sempre Alex, parla per tutti e tre Saverio, ti dice, vai Rising l'Ariete, anzi 4, Lighthouse è come la sabbia nel costume, dice Amore Cinema. E Alex dice 4 contro Lighthouse, lui stava proprio... gli ha preso proprio male ad Alex, insomma. Sì. E quindi che cosa velocissimo sui social, non ti abbiamo sentito, ti abbiamo visto bloccata tutto il tempo. Che ne pensate invece di chi lo critica positivamente? So che su altri social è stato addirittura premiato in vari concorsetti. No, allora, i gusti sono gusti, però non puoi venire da me a dirmi il film non ti è piaciuto perché te non studi filosofia e quindi non l'hai capito, perché io sono convinto che se io prendo questo film, lo do al mio prof di italiano che ha studiato cinema tutta la vita, che mi ha portato... Potrebbe non capirlo nemmeno lui, insomma. Sì, perché in realtà... cioè, io sono andato a leggere quello che lui voleva narrare in questo film e non li ho trovati veramente questi elementi. Quindi, cioè, per me, per quello lui ha voluto fare troppo. Per me lui non era pronto. Spegniamo il faro. Per me non era pronto per fare questo film. Alex, cioè, mi hanno preso di mira con Lighthouse, continuano anche oggi a stressarmi con le pubblicazioni. Povero Alex, una cura. Povero. Povero Alex. Povero. Allora ragazzi, prima di salutarvi e di ritrovarci, perché poi... Assolutamente, assolutamente. E Nati ci dice invece ho apprezzato molto. Bene, bene, no, che ognuno dica i suoi gusti, bravo. No, assolutamente. Voglio ricordarvi che domani sera con Ila e Ndila, con la nostra Ilaria, inizieremo il primo dei 3 appuntamenti sulla terza stagione di Twin Peaks. Alle 21:30 e poi alle 22:35 la puntata zero per ora di Horror Camomile, una nuova rubrica. Io e Ilaria sempre ci prenderemo una bella camomilla e parleremo domani sera di Licantropi. Poi giovedì alle 21:30 filmografia di Brian De Palma con Alberto Bogo, non perdete perché parleremo di tutta la filmografia di un grandissimo regista, un film parte Carrie, un film che mi è piaciuto tanto, Vestito per uccidere, bellissimo, okay. Con Michael Caine, vi dicendo. E poi sabato doppio appuntamento con Steve Slasher per parlare di altre due edizioni degli Ore d'Orrore e Wars, assolutamente anche lei da non perdere, parleremo appunto di Suspiria, di David Arcenzo, che è salito sul podio, poi scopriremo se è terzo, secondo, primo classificato. 2 ore sono volate, Tania, tu cosa ne pensi del Faro? L'ho detto, a me non è piaciuto, non l'ho capito. Secondo me è una piazzatura proprio, alcune immagini, alcuni urli, quel bianco e nero, insomma, simil loggia bianca, per me David Lynch ne esiste solamente uno, quindi fare una scopiazzatura anche di David Lynch su alcuni punti a me non è piaciuto assolutamente. Bellissima live, come sempre Tania, grandi horror, arte e cultura. Grazie. Tania Live ti chiamerò, sì, certo. Allora, grazie Tina, grazie Saverio, due ragazzi adorabilissimi, sempre Tania, grazie a te. Sulle labbra, vi voglio bene, alla prossima, grazie. Un bacione, ciao, grazie bacione. Veramente grazie di questo appuntamento. Grazie per aver battezzato la maratona su Ore d'Orrore. È stato un onore, veramente, un onore. Okay, grazie ragazzi. Di cuore di tutto. Un bacio, ciao. Ciao, un bacio, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte a tutti, ciao.